Oggi voglio parlarti di una cosa molto importante che riguarda tutti gli studenti di una qualsiasi disciplina, come questa appunto della musica, che è trovare il tempo per studiare. Tanti miei studenti, e io stesso ci sono passato, hanno il problema e continuano a lamentarsi del fatto che non sanno quando studiare, perché ognuno ha i suoi impegni e quindi tra la famiglia, il lavoro, porta il bambino a scuola, l'automobile, eccetera, eccetera, spesso ci troviamo a diventare un po' scoraggiati perché non sappiamo quando praticare. Intanto partiamo da un presupposto che se uno vuole veramente imparare a suonare, se vuole veramente ottenere qualcosa, deve praticare, quindi la pratica va fatta. Ma come facciamo per trovare il tempo per studiare? Io sono un tipico esempio di una persona che era estremamente impegnata perché avevo un lavoro che mi portava in giro per il mondo e mi teneva impegnato anche 12-14 ore al giorno, ma sono riuscito negli anni a imparare a suonare 4 e quasi 5 strumenti musicali e a studiare anche tanto. Qual è il segreto? Non c'è un segreto, basta cambiare il proprio atteggiamento. Smettiamola di pensare, oddio, non ho tempo, non trovo 10 minuti per suonare l'armonica e ci fermiamo, riflettiamo, facciamo il calendario delle nostre giornate tipiche. E identifichiamo noi attivamente quando studiare. Dobbiamo dedicare 10 minuti allo studio dell'armonica e lo possiamo fare quando? Per esempio, in automobile, se lavori in ufficio, potresti mettere la sveglia 10 minuti prima, 15 minuti prima, arrivare davanti all'ufficio, rimanere nel parcheggio e suonare 10 minuti nell'auto. Tra l'altro, l'automobile è un ambiente insonorizzato, un ambiente che può essere caldo, può essere anche rinfrescato, perché abbiamo l'aria condizionata, anche se inquiniamo, ahimè, però quando arrivi sul posto di lavoro l'auto è già calda perché hai fatto il viaggio, quindi 10 minuti puoi, resisterci dentro a suonare e suoniamo. In questo modo poi arriviamo sul posto di lavoro, siamo a posto con la nostra coscienza, perché vedi, quello che succede, quello che scoraggia, è quel conflitto che si instaura dentro di noi per il quale continuiamo a dirci: oddio, anche oggi non ho trovato il momento per suonare. Se invece noi identifichiamo quel momento e decidiamo che in quel momento lo dobbiamo fare, facciamo quello, poi affrontiamo il resto della giornata con la coscienza a posto perché noi il nostro, tra virgolette, dovere di studenti l'abbiamo fatto. Io l'ho fatto per tanti anni, quello di arrivare prima sul posto di lavoro e l'armonica ci dà questo vantaggio che essendo uno strumento piccolo lo possiamo portare ovunque vogliamo, quindi facilmente troveremo 10-15 minuti durante la giornata per esercitarci, ma come ti dicevo prima, dobbiamo essere noi a fermarci e pensare e decidere che tutti i giorni, più o meno, in quel momento, io devo suonare l'armonica. Posso identificare anche due o tre momenti diversi durante la giornata, per esempio nella pausa pranzo, ritagliarsi 10 minuti, andare in un magazzino se sono in ufficio, andare in un'altra stanza, andare di nuovo in auto, oppure la sera quando arrivo a casa o dopo cena. Identifichiamo due o tre punti nelle giornate e uno di quelli riusciremo sicuramente a sfruttarlo. La cosa importante, come ho già ripetuto almeno due volte, è cambiare l'atteggiamento. Io decido quando devo suonare l'armonica e cerco di farla diventare una routine questa cosa. Non devo aspettare di avere il tempo. Questo era il mio consiglio su come trovare il tempo per studiare. Ti do appuntamento alla prossima pillola di armonica e ti auguro tanto divertimento. Ciao!